torna la storia dell'arte su Arte per Te. Questa è Arte per Te. Arte per Te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Ritornano le pillole di storia dell'arte. Ci siamo lasciati tanto tempo fa all'Ottocento. Come vi ho scritto su Facebook, ho avuto una sorta di blocco nel trasmettervi la mia passione per la storia dell'arte, dovuta a una serie di vicissitudini personali, ma adesso basta. Adesso il passato è il passato e dobbiamo pensare a noi e a crescere in quest'anno nuovo, il 2016, ancora più forti e ancora più consapevoli. E la consapevolezza si può acquisire soltanto tramite la conoscenza, e la conoscenza della storia dell'arte è una delle conoscenze più ampie che si possano avere, perché vi consente di interpretare la vita come se fosse un quadro. Ho solo 10 minuti per traghettarvi dall'Ottocento al Novecento. Vi dico subito che ovviamente non farò il Novecento in 10 minuti, perché il Novecento è quel secolo convulso in cui si susseguono una serie di correnti artistiche molto differenti e in progressione l'una rispetto all'altra, e di conseguenza voglio parlarvi di tutte le correnti artistiche del Novecento una per una, dedicando delle singole pillole in modo da farvele capire abbastanza bene, anche perché il Novecento è il secolo dell'arte contemporanea, di quell'arte astratta che molto spesso viene etichettata col termine patapocchio e che quasi nessuno riesce a capire, perché molto spesso è delegata a un'elite intellettuale che tiene ben salde nelle proprie mani i segreti della lettura di queste opere, che in realtà, vedrete, sono molto più semplici da interpretare di quanto non si immagini. Detto ciò, ritorniamo ai nostri 10 minuti, che oramai sono diventati 8, e dall'Ottocento, dal secolo che ha nella natura, nell'oggettività, la cosa più importante, vi devo trascinare al Novecento, dove l'astrattismo prenderà la preponderanza dell'arte. Alla fine dell'Ottocento, la corrente artistica che si sviluppa per la maggior parte è il simbolismo. Simbolismo, da questo momento le parole acquisiscono veramente un significato profondo. Si va per simboli. L'uomo genera l'arte, sempre derivato da esperienze vissute nella natura, come abbiamo visto per tutto l'Ottocento, però da questo momento l'artista non interpreta soltanto l'oggettività che gli si pone innanzi, ma la carica di simbologia, cioè arricchisce le opere attraverso le sensazioni a cui dà una forma, quindi dare la forma alle sensazioni attraverso dei simboli. Quindi ecco che prendono ad avere molta importanza l'ideismo, quindi quella idea che nasce da una sensazione nel guardare qualcosa, la sintesi di quello che si vuole dire attraverso quindi il racchiudere all'interno di un'unica simbologia più convulse emozioni, il soggettivismo che appunto vede le singole cose come interpretate individualmente dalla persona che le sta analizzando, dal soggetto, quindi la stessa cosa può essere vista in modi differenti da più persone. Ed ecco quindi che si fa strada la emotività da cui nasce l'idea, e quindi l'idea da cui nasce il soggettivismo, e quindi il soggettivismo da cui nasce la sintesi, sino ad arrivare all'atto della decorazione. Perché naturalmente le emozioni, le sensazioni vanno orpellate per essere fruite poi nell'immediato da chi le guarda. Attraverso quindi l'orpello e il decorativismo si fa sì che le opere d'arte diventino qualcosa di estremamente soggettivo, che riprendano quella che è la sensazione del singolo individuo che ha interpretato quella realtà oggettiva. Non ci si discosta ancora dalla natura, non ci si discosta ancora dalla materia, ma sicuramente la si interpreta quindi in forme nuove. Con l'avvento del Novecento ancora di più si sta ancorati alla realtà. L'industrializzazione la fa da padroni. Oramai la civiltà è totalmente industrializzata. La fabbrica, l'industria impone dei ritmi, impone una velocità di produzione. Nasce la catena di montaggio nel vero senso della parola, e nasce anche la produzione in serie. Questa produzione in serie però svilisce quelli che sono i contenuti dell'estetica di un oggetto molto spesso, e allora nasce l'esigenza di orpellare con delle decorazioni i prodotti industriali per renderli esteticamente
belli, per renderli all'altezza di una fruizione quotidiana. E allora cosa succede? L'arte entra nell'industria, nasce il vero e proprio design e gli oggetti di uso comune quotidiano cominciano ad essere orpellati e quindi decorati, abbelliti e fruiti nello stesso tempo quotidianamente dalle persone che le utilizzano. Nasce quindi quello che viene chiamato lo stile Liberty dall'inventore di questa modalità, Arthur Liberty, il quale aveva una fabbrica su cui a Londra istituì la prima fabbrica in cui il design andò ad incidere sugli orpelli, ve la sto facendo molto semplice, andò ad incidere orpellando gli oggetti industriali che venivano prodotti. Questo stile si diffuse in tutta Europa contemporaneamente, prese forme simili in tutta Europa e prese le forme armoniose, morbide, sinuose della natura lì per lì, all'inizio quantomeno, per poi spostare la natura anche a una visione geometrista della stessa. Naturalmente lo stile Liberty che più si ricorda appunto è lo stile floreale. Come vi dicevo, si sviluppa in tutta Europa con nomi diversi. In Italia appunto si chiamerà stile Liberty, in Spagna modernismo, in Francia Art Nouveau, in Inghilterra Modern Style e via discorrendo. Ha un nome per ogni paese, però quello che ha come cardine è il piacere dell'orpello che diventa parte strutturale dell'oggetto stesso. Possiamo vederlo in maniera esemplare in Gaudì e nelle sue opere di architettura, come la sinuosità delle case, come per esempio in Casa Mila, o le guglie della Sagrada Famiglia, tutte le sinuosità di quella meravigliosa cattedrale si fondano in tutti questi edifici con l'atto strutturale stesso. Non è più come in passato un edificio su cui si apponevano degli orpelli, ma è un edificio nato con gli orpelli che fanno parte della struttura stessa. Con l'Art Nouveau e lo stile Liberty le forme si aggraziano, così come anche le fermate le celeberrime fermate dei metro parigini di Edmond Guimard. Insomma, tutto prende ad avere una forma aggraziata, floreale. In un certo qual modo le forme si allungano, si curvano, comincia ad essere tutto molto accattivante per l'occhio. Qualsiasi cosa ci circonda, dai palazzi alle brocche, affascinano, fanno perdere l'occhio nell'inerpicarsi delle loro voluttuosità, fanno sì che ogni oggetto sia permeato di forma e che la forma non sia soltanto struttura ma sia anche ornamento, tutto assieme. Non si deve più avere qualcosa che in sé non abbia un'utilità ma anche una decorazione. Bello e utile da questo momento vanno di pari passo, passano il messaggio che la vita deve essere proprio vissuta così, in maniera armonica ma anche in maniera fattiva e costruttiva, no? È la stessa cosa anche nell'arte. Quindi questa sorta di simbolismo che passa anche attraverso le forme, che comunque nella loro essenza movimentata rimangono sempre abbastanza gravose, abbastanza stabili, non acquisiscono leggerezza, anzi queste forme molto spesso così convulse in certi aspetti danno ancora più stabilità terrena al tutto. Per la prima volta l'arte si può dire diventa tra virgolette democratica, entra nelle case di tutti, da una scodella decorata a un bicchiere, a uno sgabello. È la prima volta che non rimane qualcosa per i veramente ricchi. Tutto quello che è industriale può arrivare anche nelle nostre case e può fare godere l'animo e lo spirito. L'Art Nouveau ha di importante questo, sebbene nasce in un periodo dove i divari economici e sociali tra i ricchi e i poveri si acuiscono a dismisura, perché proprio il carico industriale porta a divaricare le sezioni sociali, quindi inutile dire che poi alla fine dei conti queste belle cose vanno sempre nelle case dei benestanti, però hanno plasmato l'idea che l'arte possa essere distaccata da un quadro, possa essere distaccata da un edificio e possa entrare a far parte dello stile di una casa.
casa che possa essere decorato attraverso questi orpelli. In pittura, l'esponente che più mi piace ricordare per la forma d'arte forte che propone, naturalmente, è Gustav Klimt. Gustav Klimt fa suo il decorativismo proprio di questo periodo, fa sua quella che è il riappropriarsi del simbolismo che abbiamo visto nel secolo precedente, di cui vi ho parlato poc'anzi, attraverso l'uso dei dorati, attraverso l'uso appunto della foglia d'oro che è al contempo simbolista e decorativa, quindi congiunge proprio il tramite, il passaggio tra un secolo e un altro, perché la foglia d'oro emula la luce, no? E quindi tutto quello che abbiamo visto anche nell'arte bizantina riproposto in termini moderni, ma nello stesso tempo ritorna anche come elemento di orpello a decorare le foglie in legno, a decorare anche i quadri nel caso di Gustav Klimt, quindi la sinuosità delle sue forme, insomma simbolismo ed art nouveau in un certo senso si fanno l'occhiolino. Adesso vedete come la storia dell'arte, ve lo dico in ogni pillola di storia dell'arte, non è un qualcosa che si possa chiudere con pareti e stagne e sezionare 800-900, è tutto un susseguirsi. Da questo momento l'arte entra in casa nostra, nasce il design di cui oggi siamo in pratica subissati. Ogni artista molto spesso si presta anche a firmare linee industriali, ma qualunque cosa abbiamo in casa sottende a uno studio di designer che deriva proprio da questo secolo. Ci avevate mai pensato? Oddio, non solo da questo secolo, perché come vi ho detto tutto si è preparato un po' prima, però insomma adesso ce l'abbiamo e godiamocelo. Naturalmente non scendo molto in profondità con queste pillole perché voglio instillarvi solamente la curiosità. Sarebbe mia grande felicità se dopo questa chiacchierata insieme voi apriste un bel libro di storia dell'arte e andaste a consultarlo per capire meglio ciò di cui vi ho parlato. Da questo momento in poi vi dico subito che l'arte si susseguirà negli stili molto velocemente, non ci sarà più un lungo periodo in cui vigerà un solo stile, molto spesso gli stili coesisteranno, è quello che succederà da adesso in poi. Quando io magari tra un po' vi parlerò del cubismo, sappiate che più o meno il periodo è il medesimo di questo, quindi molti stili si compendiano in un unico secolo che è quello del Novecento. Vi ho traghettato dall'Ottocento al Novecento, adesso pregni di questo secolo andiamo avanti a scoprirne tutte le sue sfaccettature dal prossimo video. Vi lascio nelle schede informazioni e nel box informazioni qua sotto la lista di tutte le lezioni precedenti. C'è la playlist, basta cercare sulla barra degli strumenti storia dell'arte, arte per te, vi apparirà la playlist di tutti i video che ho fatto fino adesso su questo argomento. Andateveli a spulciare, sono tutti video da 10 minuti o poco più, e in pochissimo tempo potrete avere un'infarinatura che vi faccia capire quantomeno l'excursus temporale della storia dell'arte. Ovviamente questi video non hanno la pretesa di insegnarvi ed erudirvi più di tanto, se non di darvi quell'input e quella chiave di lettura giusta per poter poi voi approfondire autonomamente. Se questo video vi è piaciuto e vi piace che ritorni l'arte su Arte per te, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, lasciatemelo scritto tra i commenti e soprattutto condividetelo sulle vostre pagine Facebook, aiutate la cultura a veicolare anche tramite YouTube, perché YouTube può servire, anzi deve servire soprattutto a questo, ad arrivare nelle case di chi non ha potuto, non ha voluto ai tempi e adesso vuole studiare, e può farlo anche attraverso questi mini video che non hanno nessuna pretesa se non quello di farvi un pochino di compagnia. Io vi rimando al prossimo video, vi ringrazio enormemente perché siete un grande stimolo per me, vi mando un grande bacio e ci rivediamo sempre qua. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima! Quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te, questa è Arte per te, Arte per te.